Adesso ci fanno l'introduzione. È il primo speech che faccio di qua, eh? Il primo lo fai con me? Come volete voi, vuoi partire tu? Io preferisco così. Va bene, allora apri tu il ghiaccio adesso. No. Allora, benvenuti, benvenuti nello spazio Rooms. Sono Nicola Del Vecchio di Teamwork, che ha ideato questo spazio all'interno di Fiera, che ringraziamo. Vedete qui 12 concept innovativi di camere d'albergo. Quest'anno abbiamo voluto puntare sulla camera, che è la parte più importante dell'albergo. E la prima veramente attività o la prima iniziativa del genere in Italia, veramente innovativa per il settore. Ringraziamo tutti gli architetti e gli studi che hanno collaborato. Ma voglio ringraziare a nome di Teamwork e presentarvi anche l'architetto Laura Verdi, che è qui, a cui chiedo di fare un applauso perché ha fatto un lavoro egregio per organizzare tutto quello che grazie. C'è e che adesso modererà il panel con gli studi di architettura presenti, che sicuramente vi diranno i loro segreti e come hanno pensato le camere che sono qui presenti a Rooms. Buon ascolto. Grazie Nicola per l'introduzione. Buongiorno a tutti, buongiorno architetti, ben arrivati. Come diceva Nicola, sono incontri molto importanti perché sono architetti che fanno tendenza, quindi segneranno la linea dell'hospitality da qui fino a qualche anno. È molto interessante questa mostra perché abbiamo chiamato 12 architetti e ognuno di loro ha dato la propria interpretazione di ospitalità. E abbiamo qui l'architetto Ceccaroli che ha prodotto il concept Hotel Room House, che è un'icona classica. Un'icona classica che non tramonta mai, e abbiamo invece Da House che ha studiato Kaleido Rooms, completamente diverso dal classico, una camera forse più millennial, una camera trasformista. Quindi abbiamo a confronto due idee di ospitalità diverse. Per questo motivo le abbiamo messe insieme a confronto oggi. Architetto Ceccaroli, prego, illustraci come nasce la tua camera, Hotel Room House. Buongiorno a tutti, io sono un professionista di Roma che sono 25 anni. Tipo di manifestazione, il sia guest che negli ultimi anni ha avuto, diciamo, secondo me un bel calo. Quindi mettere a confronto questi professionisti invece gli dà la possibilità di verificare quelle che sono poi le tendenze future. E l'idea della camera nasce dal fatto che era uno spazio abbastanza preciso di circa 32 metri quadri dove diciamo la mia esperienza ha portato a considerare la camera d'albergo dove l'elemento principale è il letto deve essere al centro di questo diciamo esperienza. E ho cercato di trasformare quello che poteva essere la mia esperienza all'interno di una struttura alberghiera con tutti quelli che sono credo i comfort per gli anni futuri. Quindi il letto è l'elemento centrale, come ripeto, ho prodotto un piccolo angolo cottura perché credo che le prossime strutture alberghiere del futuro debbano avere all'interno anche un piccolo angolo dove uno possa cucinare qualcosa o tantomeno scaldare qualcosa con un forno a induzione. E l'altro aspetto secondo me molto importante è quello di se si riesce ad inserire all'interno della camera un piccolo angolo dove uno possa fare un po' di attività sportiva. Quindi questi tre elementi se si riescono a collocare all'interno della camera danno quel surplus che permette poi di vendere una camera in un mercato abbastanza intasato come quello che c'è adesso. La mia camera credo che nasca da un'esigenza ben precisa e ha un indirizzo ben preciso, quindi una camera cittadina, me la sono immaginata in questo modo, dove creare un'atmosfera con delle finiture abbastanza, chiamiamole eleganti, ma anche furbe, permettono di avere un basso costo e un grande effetto. Non so se l'avete vista la camera, ma devo dire che ha avuto un ottimo compromesso tra costo e la parte estetica vera e propria. Cosa dire ancora? Abbiamo fatto anche un'analisi dei costi. Il marmo che vedete in alto non è marmo ma è una ceramica abbastanza economica, carte deparate da prodotti commerciali tipo prodotti della Vescom e opere di finitura tipo anche la moquette che sono gli elementi abbastanza diciamo usufruibili e trasformabili dalla clientela proprio.
Insomma, se ci sono problemi di manutenzione si cambiano delle formelle, perché sono fatte 60x60, quindi ho messo dentro un po' tutta quella che è la mia esperienza tutti questi anni. Questo è un po' il concetto. Devo dire che guardando la tua camera ho notato questa cosa: sei riuscito a portare la quotidianità, quindi le attività quotidiane, ammantandole di una qualità e armonia e un gusto estetico di elevatissimo livello. Da House invece con Kaleido Rooms fa una proposta completamente diversa e propone la camera trasformista, ce la raccontano gli architetti. Sì, salve, sono l'architetto Chipinti, partner di The House. Sì, in effetti la nostra, diciamo, noi abbiamo voluto sviluppare un concetto, più che diciamo dare un allestimento di uno spazio camera, interessava diciamo risolvere delle problematiche che erano quelle legate sia alla realizzazione, perché per abbassare diciamo dei costi di realizzazione e anche abbassare anche la tempistica di realizzazione, perché è una camera fatta, cioè è modulare con dei pannelli modulari, dei pannelli che hanno anche, seguono una parte impiantistica perimetrale, perimetralmente diciamo lo spazio camera, e c'è la parte diciamo impiantistica dei servizi sanitari che con un rialzo permettono di, cioè quindi una pedana rialzata permettono diciamo di far passare tutte le tubazioni diciamo del water, del lavabo eccetera, quindi c'è cioè, diciamo risolvere la problematica diciamo di chi deve realizzare l'hotel, e poi c'era invece l'esigenza da parte dell'utente, dell'ospite, che era quello di avere uno spazio vivibile sia di giorno che di notte, cioè nel senso cioè ci siamo posti il problema che chi vive una camera d'albergo dalle 5 alle 9, cioè quando tu diciamo, non devi dormire, non sai dove metterti, non sai cosa fare, devi lavorare, ti devi mettere sul letto, il desk è 20 cm in molti casi, 25, quindi un desk proprio tanto per esserci, e quindi trasformare la camera night and day, noi abbiamo diciamo il concetto è questo, cioè abbiamo sviluppato un letto che telescopicamente può diventare un divano, e di giorno con un semplice tasto diventa diciamo il letto. Poi questa boiserie che diciamo che con dei fori permette l'aggancio dei vari arredi che tu puoi quindi spostare, quindi l'ambientazione può cambiare continuamente. Permette diciamo, di avere uno spazio dinamico, funzionale e sicuramente diverso rispetto ad altre ambientazioni, ad altre camere. Diciamo, il nostro concetto era quello di risolvere delle problematiche, poi è chiaro che c'è un risvolto di design, di cura del dettaglio, però diciamo questo è stato il nostro interesse, cioè sviluppare un concept e non un allestimento di camera. Parlando con voi in questi giorni mi ha colpito moltissimo quello che dicevano gli architetti e dicendo che mi hanno raccontato come nasce questo concept. Prima di partire nella progettazione si sono incontrati in studio e si sono parlati dicendo che cosa non funziona nella camera d'albergo. Quindi da questa domanda è nato questo concept trasformista, completamente personalizzabile, a misura d'uomo, e con la possibilità di fare una camera in un albergo una diversa dall'altra, perché basta cambiare il colore, basta cambiare la disposizione dei pannelli e una camera cambia completamente. Architetto, poi scusa, volevo aggiungere una cosa, cioè i singoli elementi e che quindi poi ti danno nella sua completezza diciamo la camera possono essere anche cioè, diciamo agevolano l'albergatore ad acquistare anche parzialmente la camera, cioè se tu hai bisogno diciamo di solo il desk, solamente acquistando la parte della boiserie che ti interessa puoi comprare solamente il desk oppure un altro elemento, quindi va visto anche sotto l'aspetto commerciale, cioè magari una piccola struttura, un B&B o un albergo diciamo che in quel momento ha delle pretese basse può anche scegliere, non dico a mo' di Ikea, va bene, però può costruirsi da solo la camera, quindi il concetto è questo, cioè la semplicità
Easy, molto easy. Architetto Ceccaroli, dove vedi collocata la tua camera come fascia d'albergo e anche geograficamente? Ma ripeto ancora una volta che credo che un buon professionista, se riesce a mettere dentro quelli che sono diciamo degli elementi abbastanza economici, abbinati con un colore giusto, credo che possa fare un ottimo risultato. Quella che abbiamo disegnato è una camera che può essere di un buon 4 stelle, non voglio essere presuntuoso, credo anche un buon 5 stelle. Quindi il ruolo del professionista credo che sia decisivo nella scelta dei prodotti per farsi di dare quel valore aggiunto a quella che è la camera vera e propria. Quindi colori, quindi prodotti a basso costo abbinati nella posizione giusta possono dare quel valore aggiunto importante che poi chiedono gli albergatori fondamentalmente. E da House invece dove vedete collocata la vostra camera? La vostra camera, io guardandola mi è venuto in mente da dire potrebbe essere un'ottima camera dai millennial, da momento con gusto fresco, giovane, può essere una camera per un ostello, ma attenzione, ostello non significa denigrare la struttura ricettiva, assolutamente, perché ora ci sono degli ostelli di qualità eccelsa, come ad esempio potrebbe essere un ostello realizzato con Kaleido Room. Allora, sempre pensando al risvolto commerciale e all'impiego, abbiamo proprio voluto creare un design fresco, semplice, minimale, che ti potesse dare la possibilità di impiegare la camera nelle varie situazioni, perché poi alla fine le stelle sono servizi, cioè non è il materiale o il design che ti fa avere le stelle, per cui dipende poi, Kaleidrum ti dà la possibilità di impiegare questo design in qualsiasi situazione. Ti parlavo di B&B, parlavo di 3 stelle, potrebbe essere anche 4 stelle, cioè perché poi va visto nella sua completezza, diciamo, lo spazio. Quindi secondo me non è perché è un albergo di lusso è perché c'è l'ebano, l'albergo di lusso è perché c'è un'ambientazione, un servizio, un comfort che ti fa diventare l'albergo di lusso. Perché poi dipende poi il discorso lusso, cosa vuol dire. Quello che mi piace di queste due interpretazioni di ospitalità è che sono entrambe molto pratiche. Entrambi state facendo un discorso commerciale che comunque non è uno degli aspetti fondamentali oltre all'immagine e oltre all'estetica. Quindi avete dato un'interpretazione intelligente, pratica e che può essere chiaramente presa a modello e applicabile. Secondo voi, secondo te Marcello, che cos'è il lusso? Il lusso è una bella domanda. Io credo che il lusso sia la possibilità di avere uno un po' di tempo a disposizione. Almeno questa è la mia esperienza personale. Applicato all'alberghiero, il lusso è il servizio, cioè un albergo di livello è fondamentalmente il servizio che mette a disposizione, servizio, l'accoglienza determinante in un albergo, cioè quando uno arriva il sorriso del recepzionista, secondo me quello è il lusso. Poi è chiaro che da contorno fanno tutte quelle che sono le attività, quindi una bella camera grande, letti molto comodi, non più i letti da 70, da 80, ma almeno letti da king size, quindi da 100. Quindi cercare di non risparmiare sul letto ma investirci un po' di più, perché poi è l'elemento che rimane, no? Che uno ricorda, un'ottima colazione, quella è determinante, la colazione la mattina. Quindi sono tutti quegli elementi che fanno sì che un albergo si possa divenire di lusso, che sono quelle attenzioni che si danno poi agli ospiti fondamentalmente, a prescindere dai materiali. È chiaro che devono essere dei materiali che abbiano una buona resa, non c'è dubbio, però credo che il lusso è fondamentalmente il servizio, l'accoglienza, credo. Laura, per voi da House, che cos'è il lusso? Il lusso, appunto, erroneamente nella concezione classica del lusso si pensa che il materiale costoso, la ridondanza di materiali costosi, di forme particolari, senza una funzione particolare. Quando una persona mi dice per me il lusso è questo, io rispondo sempre che... rispondo con una citazione di Bruno Munari che diceva che il lusso è la manifestazione della ricchezza incivile che vuole solo impressionare senza nulla aggiungere nella qualità dell'esperienza che quell'oggetto, quella stanza, quello spazio dà alla persona che lo vive. Noi siamo d'accordissimo con Munari, difatti la nostra camera non è fatta di materiali
non che non è, i materiali ritenuti pregiati in quello che è l'ottica dell'uomo comune. L'attenzione ai materiali c'è, materiali attenti all'ambiente, naturali, attenti a quello che è la filiera di produzione, che non sprecano, ma non pregiati nel senso appunto classico del termine. Il lusso che noi abbiamo voluto dare con la nostra proposta è quello di dare anche a chi vive una camera di metratura standard, quindi dai 14 ai 16 metri quadri, che poi sono la maggior parte delle camere che troviamo negli hotel 3, 4 stelle, 4 stelle superior, poter dare anche agli utenti di questa camera la possibilità di avere una zona giorno e una zona notte, come accade invece nelle suite d'hotel 5 stelle. La nostra soluzione con questi elementi che scompaiono, che si possono spostare per far spazio ad altro nei diversi momenti della giornata, vuole appunto regalare questo lusso agli utenti finali della camera. Entrambi avete realizzato, dando una diversa interpretazione, degli spazi multifunzione, quindi io credo che questo sia un aspetto fondamentale dell'hotelleria adesso. Non c'è solo il dormire, non c'è solo il mangiare, c'è la stanza day and night da vivere 24 ore su 24. Marcello, secondo te che cosa è cambiato, visto che sei nel settore dell'hotelleria da vari anni, che cosa è cambiato e cosa sta cambiando nel settore dell'hospitality? Secondo me le camere d'albergo, io credo di aver già risposto con la mia camera, all'interno si dice quelle che sono tre attività fondamentali. Il futuro, credo che non ci sarà più lo scrittore, cioè servirà un piano molto piccolo, perché adesso si scrive tutto con l'iPhone. Non credo che ci sarà più il frigo bar, perché spesso le grandi catene alberghiere lo inseriscono nei corridoi e fanno una specie di punto snack, dove c'è all'interno un grande frigo bar, una zona dove si mettono dei panini per mangiare, quindi alleggeriscono la camera, alleggeriscono sicuramente il servizio del personale dell'albergo, e poi dei materiali abbastanza e duraturi, diciamo, devono essere dei materiali che durano, che non creano problemi all'albergatore, perché sappiamo bene che gestire un albergo è abbastanza complicato, soprattutto per la manutenzione. Ci sono dei prodotti che sono bellissimi, ma dopo un po' che li usi perdono quella che è la loro qualità. Quindi credo che il futuro sia proprio cercare dei prodotti molto easy, che abbiano una buona resa, ma soprattutto durabilità, molto buona gestione. E poi l'illuminazione, credo che negli ultimi anni l'illuminazione abbia avuto un ruolo determinante. Io faccio sempre un esempio, io abbiamo uno studio abbastanza grande dove c'è una libreria dove che fino a qualche tempo fa era composta da tanti cataloghi, adesso questa libreria per il 50% è composta da aziende che fanno illuminazione, quindi l'illuminazione ha avuto un boom eccezionale, perché fa tanta scenografia e poi fa atmosfera, quindi credo che sia un po' questo il trend del futuro. Secondo voi invece come, perché l'architetto Ceccaroli ha dato un'interpretazione molto forte, quasi dicendo togliamo, semplifichiamo e togliamo le funzioni, voi avete magari un'altra visione? Vabbè, no. Allora, le tendenze chiaramente seguono le esigenze sociali, giusto? Quindi magari 20 anni fa avere una camera di albergo con servizi basilari già era un lusso, no? Cioè già era una cosa. Adesso chiaramente le esigenze cambiano anche gli accorgimenti all'interno di una camera. Noi chiaramente ogni intervento va visto nel suo contesto, quindi magari un albergo per giovani avrà esigenze diverse rispetto a un albergo che ha delle utenze magari più mature, diciamo, no? Quindi ogni singolo intervento va valutato bene, quindi in generale secondo me non si può dire quello è giusto e quello è sbagliato, cioè va visto sempre in funzione dell'utente, perché è chiaro in che un se contesto. Io in un contesto, perché se io devo andare a fare delle camere in una baita di montagna, anche se avrà delle esigenze diverse rispetto a un albergo che è a Ibiza dove ci sono tutti i giovani, no? Quindi standardizzarlo non riuscirei a, cioè, ad esempio noi abbiamo fatto qua una camera, c'è una camera che non sappiamo dove andrà, però abbiamo cercato di
immaginarla in vari contesti. Ecco perché nasce il discorso, diciamo, della modularità, della versatilità, perché deve avere vari impieghi, poi la devi andare a personalizzare, perché creare una camera dicendo questa è la camera giusta, perché siamo nel 2018 e quindi nel 2018 si fa così, è sbagliato. È chiaro che c'è un principio di base, ma va sempre visto caso per caso. Cioè, quindi non ti so dire qual è, diciamo, il giusto mix di tutto. Marcello, come nasce un tuo progetto? Quando ti viene dato un incarico? Come nasce l'idea? Questa è una bella domanda, una domanda un po' difficile, nel senso che di solito si fa un'intervista all'albergatore, si fa un'analisi del territorio, capire se è un albergo commerciale, se è un albergo turistico, fare un po' un'analisi di quello che è poi la concorrenza, capire gli altri alberghi cosa fanno lì vicino, capire le aspettative del cliente, fondamentale il budget, sapere quanto vuole spendere. Questo è l'ABC del lavoro, almeno 25 anni di attività, questo ho capito. Fare una grossa intervista all'inizio e poi preparare tutta una serie di ipotesi progettuali e soprattutto economiche di spesa. Credo che sia questa la strada da seguire, almeno per quello che mi riguarda. Per voi da House? Noi quando ci viene affidato un incarico, la prima cosa che cerchiamo di capire è quale sensazione si vuole trasmettere all'utente a cui è destinata la struttura che dobbiamo andare a progettare. Questo è importantissimo perché noi crediamo che l'architettura serva a narrare una storia, a trasmettere una sensazione. Se lo spazio che progettiamo riesce a lasciare una sensazione così forte a chi l'ha visitato da spingerlo a tornare, allora abbiamo centrato l'obiettivo. E la storia che si vuole raccontare è diversa da progetto a progetto. Per cui la prima cosa da appunto progettare è appunto questo, la storia. L'architettura poi le fa da contorno, da contesto, deve appunto raccontare questo e lasciare il segno, il messaggio, che è quello che è più importante, l'esperienza appunto. E l'esperienza, non il design in sé, è quello che dobbiamo trasmettere. Questi sono dei concetti che nel corso di queste interviste sono venute fuori più e più volte, quindi personalizzazione e identità forte del progetto. Benissimo, vi ringrazio e vi invito a visitare le loro stanze. Se avete domande, gli architetti sono qui a disposizione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Certo.